Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati. 41esima puntata del 20° anno del nostro progetto che promuove la cultura e i valori dello sport. Ha vissuto una grande festa. Nella seconda parte rivivremo alcuni dei momenti più belli e andremo a sentire alcuni dei protagonisti. Ma ovviamente continuiamo a seguire i grandi eventi che ogni settimana si svolgono in Liguria e vi portiamo alla Sciorba, la casa del nuoto genovese, dove si sono ritrovate le sincronette giovani più forti d'Italia per un weekend davvero entusiasmante. Sì, obiettivamente accogliere tante persone è sempre un grande piacere per noi. Sono 49 società le partecipanti, veramente provenienti da tutta Italia, e bambine piccoline dal 2012 al 2008. E quest'anno abbiamo avuto anche la possibilità di mettere la Dual, che in queste manifestazioni non si era mai visto, e credo che sia veramente un valore aggiunto e per le bambine un'emozione ancora più forte vedersi riprese in uno schermo così da grandi competizioni. È una grande manifestazione con atlete da tutta Italia. Partecipiamo con la nostra società principe, l'AMPI 2000, una cinquantina di ragazze, singoli, doppie, squadre. È veramente una soddisfazione vedere uno spettacolo di questo livello alla Sciorba. Stiamo conducendo questa manifestazione che sono tanti anni che portiamo avanti. Innanzitutto, prima di esporre, vorrei ringraziare la società dell'AMPI Molassana, MySport, che ci ospita già da 3 anni in questo bellissimo impianto, che ce lo mette a disposizione con il loro impegno costante e continuo e sempre a volerci stupire. È davvero un bellissimo spettacolo vedere 700 atlete che vengono da tutta Italia in una manifestazione davvero unica, in una manifestazione importante. Davvero è un ringraziamento agli organizzatori di questo evento, all'impianto della Sciorba e alle associazioni che la gestiscono, ma in particolare a tutte quelle persone che hanno lavorato perché questo evento si realizzasse. Rimaniamo in acqua perché è nata la Gulf Race, un challenge di 3 eventi nel Golfo dei Poeti, 3 straordinari appuntamenti presentati in Regione Liguria. Io credo che sia un grande segnale che arriva dal mondo dello sport, che si è unito per unire il golfo tra Lerici e Porto Venere in competizioni che si uniscono, e sono 3 gare che sostanzialmente ne fanno una, convergono e daranno poi il premio a chi avrà il miglior tempo di queste 3 gare che prima erano separate e che adesso diventano una al traino dell'altra. Credo che sia una grande dimostrazione di come lo sport possa fare rete, sappia fare rete. È una bellissima iniziativa delle 3 associazioni spezzine, lericine e portovenerese, che hanno capito che l'unione fa la forza, e quindi una sinergia di 3 gare che poi sostanzialmente si racchiuderanno in tutti in un'unica classifica per attrarre più persone e cercare di rendere più appetibile quello che è il nostro golf e quelle che sono le attività sportive che vengono fatte all'interno della nostra stagione turistica. Assolutamente sì, partiamo il 16 giugno con Palmari Island, per poi passare alla seconda tappa di Gulf Race, che è il 7 luglio con Coppa Byron, e finire a San Terenzo il 24 agosto con il Trittico San Terenzino. Dal nuoto al basket vi portiamo a Pegli, dove si è celebrata la grande festa del decennale della Coppa del Porto. Con Mario Conte facciamo il bilancio di una stagione davvero spettacolare per il basket Pegli. C'è da dire che sì, conclusa la prima stagione agonistica, direi abbastanza positiva per tutto il settore sia maschile che femminile. Il femminile che non è ancora terminata perché ci sono le finali nazionali dell'Under 16 che hanno appena ottenuto il pass nell'ultimo concentramento, e quindi dal 16 al 23 saranno impegnati a Chianciano Terme. Ma anche con le altre leve risultati abbastanza positivi e incoraggianti per il futuro. Per quanto riguarda il settore maschile, anche lì devo dire
risultati sportivi sul campo positivi, risultati per quanto riguarda gli obiettivi di crescita che ci eravamo prefissati molto molto positivi. Possiamo cominciare dalle due squadre eccellenza che hanno disputato due ottimi campionati, l'Under 18 che ha raccolto meno sul campo, ma come ci ha già detto Marco nel suo commento conclusivo, è stata un'annata in cui siamo partiti a un certo livello e abbiamo concluso con squadre molto più quotate, giocandocela quasi alla pari. Per quanto riguarda l'Under 16 è stato anche lì un campionato lungo e che abbiamo concluso con il terzo posto alla Final Four di Torino di Coppa Piemonte, e devo dire che anche lì, nonostante, come ho già detto, abbiamo il piccolo rammarico che non abbiamo mai giocato una partita al completo, perché tra infortuni vari c'è sempre stato qualcuno assente, devo dire che i ragazzi hanno avuto grande attitudine nel lavorare giorno dopo giorno, nel seguire le nostre indicazioni, nel provare a migliorare e a fare di più. E adesso uno sguardo al prossimo weekend con un evento che abbiamo particolarmente a cuore. Stelle Nello Sport ha sostenuto l'iniziativa nata da Davide e Simone, due amici di Eros Cinti, l'operaio 42enne morto lo scorso gennaio sul lavoro. Una storia davvero speciale, con due bimbi, Paolo e Mattia, che sono rimasti orfani, e adesso tanti amici di Eros scenderanno in campo sabato al Baiardo per aiutare Paolo e Mattia con una lotteria magnifica, premi straordinari che arrivano da tutto il mondo dello sport, del calcio, Genoa e Sampdoria in primis, ma non solo. E allora l'invito è uno: sabato prossimo alle ore 16 fino alla sera al campo del Baiardo, tutti insieme per Paolo e Mattia, come ci invita a ricordare Davide Firpo, uno degli organizzatori. Tutti in campo per Paolo e Mattia, un evento dedicato ai figli di Eros Cinti, una gara di beneficenza, un quadrangolare sui campi del Baiardo, non solo per essere vicini a Paolo e Mattia ma anche per ricordare Eros. È nata così questa iniziativa, Davide? Sì, è nata così questa iniziativa qua da parte mia e di Simone, e volevamo ricordare Eros e aiutare i bambini che sono rimasti orfani per la perdita dei genitori prematuramente nel giro di pochi mesi. Volevamo, tramite questa lotteria qua e questo quadrangolare benefico, riuscire a regalargli con l'intero incasso una cameretta per dei loro sogni, diciamo. Hanno partecipato a tutto questo, ci hanno dato una grande mano a Sad Energia, Stelle Nello Sport, il Baiardo, la Basco, My Desk Design, e hanno partecipato un sacco e mezzo di squadre di Serie A, Serie B, la Prorecco, hanno partecipato un sacco e mezzo di squadre davvero, inviandoci dei gadget da mettere come premi della lotteria. Eros giocava a calcio e quindi in campo ci saranno molti dei suoi compagni di vita e di sport. Sì, esatto, Eros giocava a calcio, ora verso la fine, nascendo i bambini, si era buttato più sul lato dirigenziale, e questa partita qua riprenderà, questo quadrangolare qua riprenderà e tutti la sua squadra di ex colleghi, che è la GECO, l'Alessandro Cese, dove era diventato dirigente lui, le vecchie glorie Sampdoria e Genoa, che vengono sempre a dare una mano per queste belle cose, e una squadra dei suoi amici. Quindi penso che meglio di così non potremo ricordarlo. Dove e quando? Allora, vi aspettiamo a tutti sabato 15 giugno dalle ore 16 al campo del Baiardo. Si potrà partecipare a una grande festa, ovviamente vivere una giornata di calcio divertente, ma partecipare alla lotteria, un biglietto, quanto costa e quali sono soltanto alcune delle fantastiche maglie che metterete in palio con questa lotteria? Allora sì, il biglietto costa 5 euro, e ovviamente ricordo che l'incasso è totalmente devoluto per l'acquisto della cameretta dei bambini, e le maglie hanno partecipato veramente tante squadre, ha partecipato l'Inter con la maglietta di Skriniar, ha partecipato la Sampdoria, ci sono le maglie di Quagliarella, Crescito, palloni firmati dalla Fiorentina, palloni firmati dal Genoa, le maglie di Muriel, le maglie di Chiesa, le maglie del Flaky Day, le calottine della Prorecco, le calottine della Bogliasco Bene, tutti i vari cimeli che siamo riusciti a riprendere dalle società di Genoa e Sampdoria, e niente, mi sembra che siamo partiti da zero e per ridere, e è uscito veramente una bella cosa. Dal calcio al badminton, arriva a Chiavari un appuntamento di livello internazionale, scopriamo perché.
Gran Prix di Chiavari è il nostro primo evento di così grande livello che organizziamo. Speriamo che anche questo sia una grande vetrina per il nostro sport nel territorio di Chiavari, dove si sta facendo parecchio sviluppo, e è un modo per far vedere anche all'autorità. Abbiamo invitato parecchie persone sia del Comune Chiavari ma anche della regione. Sarà presente anche il presidente della Federazione Italiana Badminton, Carlo Beninati, e sarà un momento sicuramente di grande badminton, perché comunque è un torneo che vedrà la partecipazione di tutti i migliori giocatori d'Italia, e sarà un'occasione per far vedere a chi è interessato di far vedere cosa è il badminton agonistico. Appuntamento quindi a Chiavri, appunto il weekend del 15 e il 16 di giugno 2019 presso il Palazzetto dello Sport. E allora con Federico Bianchi tutti a Chiavari per questa weekend davvero speciale del badminton. Noi ci fermiamo per pochi istanti. Tutte le notizie sullo sport della Liguria le trovate all'indirizzo www.liguriasport.com, ormai lo sapete. Nella seconda parte vi riportiamo alla festa dello sport con alcune immagini bellissime e interviste davvero speciali. Seconda parte di Stelle nello Sport, 41esimo appuntamento di questo 20esimo anno. Ripartiamo e vi riportiamo nella festa dello sport di fine maggio, davvero 3 giorni spettacolari. Nella nostra area di Stelle nello Sport, in particolare il venerdì mattina, abbiamo ospitato Eunike e Free Sport, una collaborazione che ha portato a un'attività davvero bellissima. Andiamo a sentire. Rinnoviamo la collaborazione che abbiamo avuto l'anno scorso, che è stata sicuramente positiva, e anche quest'anno proponiamo delle attività che si possano adattare a tutti, e quindi felici di essere di nuovo qua insieme. Sì, allora abbiamo deciso di fare un tiro a segno con dei pesi, con delle calzine un po' pesanti da tirare e centrare il bersaglio, hockey su pavimento e poi il badminton. Queste sono le attività di quest'anno. Ci descrivi la realtà Free Sport? Sì, Free Sport è una realtà giovane, nata da poco, è un'associazione che si prefigge l'obiettivo di organizzare delle attività che siano aperte a tutti, quindi sport integrato e inclusivo. E niente, l'importante appunto è che non ci siano, non so, dei limiti di partecipazione, l'importanza dell'unificare un po' gli sport. Alla festa dello sport ha riscontrato grande successo anche l'area delle bocce, organizzata dalla Federazione Italiana Bocce, con Carlo Bresciano, presidente del comitato organizzatore dei mondiali di bocce in Liguria il prossimo settembre ad Alassio, che anticipa alcune considerazioni e alcuni appunti su quello che è davvero un grande evento, il primo di una trilogia. E siamo molto lieti di essere stati ospitati alla Festa dello Sport, dove contiamo di venire anche nei prossimi anni. È un'ottima occasione di fare delle prove di iniziazione, perché come avete visto qui non si vedono i campi da bocce, ma sono esercizi propedeutici per poi giocare a bocce. E credo che sia il modo giusto per avvicinare questi ragazzi. Bisognerebbe probabilmente, questo potremmo farlo in una delle prossime occasioni, anche poter fare delle dimostrazioni con un campo vero e con dei campioni che fanno magari le prove di corsa, che sono sicuramente molto attrattive per i ragazzi. Tutto pronto per settembre ad Alassio, sarà veramente un grande evento, state lavorando veramente nei minimi dettagli. Sì, è una macchina fortunatamente già abbastanza oliata, però dobbiamo con molto anticipo, e vogliamo farlo meglio dell'anno prossimo, essere pronti per ogni evenienza. Non sappiamo ancora quante nazioni parteciperanno, perché come al solito le risposte tardano ad arrivare, ma noi contiamo con la presenza di almeno 25 paesi.
Alla festa dello sport la ginnastica da sempre è protagonista con la grande festa del sabato pomeriggio, quest'anno più che mai una festa dedicata ai 150 anni della Federginnastica. Sì, direi che da sempre Stelle nello Sport ha avuto con la ginnastica un approccio vincente. Quest'anno, a maggior ragione, proprio nel ventesimo di Stelle nello Sport, abbiamo presentato quello che, e oggi pomeriggio ci sarà il clou proprio qui sotto il tendone, quello che la ginnastica sa esprimere non solo a livello regionale, ma con gli ospiti che ieri sera si sono presentati, certamente il meglio di quello che in Italia possiamo proporre. Sicuramente si può dire che il movimento è in ottima salute. Sì, direi che sta vivendo veramente un bel momento, e per questo il ringraziamento va ovviamente, oltre che alla federazione, a tutto quello che gira intorno alla federazione, dai tecnici agli stessi comitati regionali. Il nostro sta vivendo veramente un momento felice sia numericamente che a livello di risultati. Quest'anno per la prima volta abbiamo usufruito di un impianto, non dico solo per la ginnastica, ma certamente adatta alla nostra attività, che poi è quello di Sant'Eusebio. Abbiamo avuto veramente dei grossi vantaggi, perché come sapete, per noi risolvere il problema dell'impiantistica abbiamo ancora molto da fare, però già questo ci mette in condizioni per il futuro, per i giovani, di lavorare meglio. Alla festa però abbiamo anche danzato con campioni straordinari. Allora il bilancio della danza sportiva alla festa dello sport con Antonella Sbragi. Questa mattina è stato veramente un momento interessantissimo, promosso dalla FITS, la Federazione Italiana Danza Sportiva, e ha raccolto atleti di altissimo valore, paralimpici, che sono venuti da tutta la Liguria, da Savona, da Spezia. È stato molto 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 bello. E campionati studenteschi che hanno avuto un grossissimo risultato a livello nazionale. A Catania la Liguria ha vinto i campionati studenteschi con un piccolo gruppo di Spezia e un individualista di break. Questa sera Daniel Buonarrivo, uno dei nostri campioni, si esibirà nello spettacolare palco della Sala Rossa, e la notte magica dello sport con Roberta e Andrea. La danza sportiva è sempre presente alla festa dello sport, e penso che sia anche importante la promozione che si riesce con la festa dello sport ad avere, e spero che tanti tanti ragazzi entrino a far parte del movimento della danza sportiva, perché è davvero importante questo, è bello. Da sempre alla festa riscuotono grande, grande interesse tutte le attività promosse dai corpi militari. Oggi in particolare vi presentiamo quelle che sono le attività che ha promosso la Polizia di Stato. E con tanto piacere veniamo qua ogni anno con i nostri colleghi, i nostri amici, e cerchiamo di far divertire i bambini, insomma, nel modo migliore. Oggi purtroppo il tempo è quello che è, ci ha graziato però venerdì e sabato, via. Questa edizione noi presentiamo una novità, che è il remo ergometro, con Sara e Danilo, e insegniamo un po' ai bambini la posizione del canottaggio, questo tipo di sport che mi sta andando per la maggiore. Abbiamo Fabrizio qua accanto che fa praticamente judo, insegna un po' ai bambini l'approccio a questo tipo di disciplina sportiva, e abbiamo il nostro dottor Santimone, Guglielmo Santimone, che è rappresentanza appunto della Polizia di Stato qua a questa festa. Abbiamo come ogni anno la nostra teleferica dei nostri manovratori di corda ed alpinisti, e come vedete la coda è sempre molto ampia, quindi è un successo di pubblico ogni anno. È una fatica tirare sui bambini sul traballo, però devo dire che poi il loro sorriso e il loro grazie ci ripaga di tutte queste fatiche. Come si può vedere, abbiamo la nostra moto d'acqua della squadra mare, sempre della Polizia di Stato, che purtroppo quest'anno abbiamo dovuto lasciare sul carrello piuttosto che in acqua come lo scorso anno.
e anche lì un successo di pubblico, bambini con foto e anche genitori, devo dire, salgono su per fare le foto. E poi abbiamo gli amici della Polizia Stradale di Chiavari che quest'anno ci hanno appunto onorato la loro presenza e anche loro hanno tanto successo con i bambini, una battuta, la foto sulla moto, il casco, la paletta. Il ringraziamento va al signor Questore che mi ha permesso appunto di organizzare questa cosa in collaborazione con i miei colleghi del reparto mobile e il mio comandante Carlo Eugenio Del Monte che appunto anche lui ha consentito a farmi organizzare questa cosa, quindi questo è importante e quindi ringrazio veramente sia il signor Questore che il mio comandante. Tanti giovanissimi, sono stati loro i protagonisti della festa. Quelli del Taekwondo li abbiamo incontrati sotto il tendone in una domenica speciale. Sono i giovani della Lanterna Taekwondo Città. Andrea, tu perché hai iniziato il Taekwondo? Ho iniziato il Taekwondo perché l'ho provato e mi piaceva molto perché si combatteva e quindi ho iniziato questa passione per il Taekwondo e non lo mollerò mai. Tu hai consigliato a qualche tuo compagno? Sì, tanti. Tu come ti chiami? Tommaso. Perché ti piace il Taekwondo? Perché è uno sport che si combatte e qua posso incontrare dei amici per qui combattere e giocare. Ma tu sei giovanissima invece, e perché una bambina come te pratica il Taekwondo? Perché hai iniziato a fare Taekwondo lì? Perché quando l'ho provato mi piaceva tanto e la mamma mi ha fatto fare la prova e mi piaceva. Vado al Contubern dove viene anche il maestro. Cosa? Ah, mi piace combattere. E tu come ti chiami? Flavio. Mi piace combattere. Mi piace come dare pugni, calci. Fine. E tu invece? Andrea. Se mi succedesse qualcosa almeno so difendermi. Qualcosa so. Tu invece perché ti sei avvicinata a questo sport? Perché mi piaceva tanto e l'ho visto e allora mi è piaciuto e l'ho fatto. Quali sono gli insegnamenti principali dei maestri? Di esercitarmi molto e se mi eserciterò molto farò tanta strada. Tu in cosa sei bravo particolarmente? Nei calci, nei movimenti, nella velocità. Tu hai un idolo in questo sport? Carlo Malfetta. Un grande campione, medaglia d'oro alle Olimpiadi. Mi piacerebbe ripercorrere il percorso. Molto. E tu invece perché il Taekwondo? Perché mi è piaciuto questo sport, perché mio fratello da piccolo faceva questo sport. A me mi è venuto l'input di farlo anche a me. Cosa ti piace della tua palestra? Il maestro, i compagni. E infine, qual è il tuo sogno da realizzare in questa disciplina? Di vincere molte gare e praticamente arrivare come Carlo Malfetta alle Olimpiadi e vincere oro. Compleanni speciali alla festa dello sport, Lorien Tiring ha festeggiato 40 anni di attività in Liguria e ce li racconta Gianluca Carbone. Proprio in questi giorni ricorre infatti il 40° della prima gara di orienteering effettuata in Liguria nel 1979 ai piani di Praglia. Su queste carte ancora in bianco e nero, questo è il volantino del corso preparatorio alla gara che poi è stata effettuata proprio alla fine di maggio del 1979. Allora abbiamo colto l'occasione della festa dello sport per celebrare questa ricorrenza e fare un po' di storia dell'Orientino in Liguria. Abbiamo visto in questi minuti diversi bambini avvicinarsi a voi, quali sono le attività che gli proponete? Abbiamo allestito un semplice percorso di prova, pur se con tutte le caratteristiche tecniche e tecnologiche di una gara seria, reale, e abbiamo già contato in questi
giorno e mezzo quasi 200 presenze, una settantina di gruppi che hanno effettuato in parte o completamente il percorso, e qualcuno ha manifestato un buon feedback. E poi naturalmente in tutta la Liguria ci sono società dove si può coltivare un'eventuale passione per l'orientering. Certo, naturalmente andando sui siti del settore si trovano tutti i riferimenti. E volevo aggiungere che comunque, come nostra caratteristica, abbiamo anche allestito un piccolo percorso dimostrativo per i diversamente abili, per il trail, si chiama trail questa specialità, e qualcuno ha anche provato in questi giorni questo percorso. E con l'orienteering siamo arrivati così al termine di questo 41esimo appuntamento col magazine di Stelle nello Sport, che potrete rivedere ovviamente sul canale YouTube di Stelle nello Sport, sul sito stellenellosport.com. Tutti i video, le clip, le immagini più belle della festa, un anno intero di attività di Stelle nello Sport, le fotogallerie dei nostri incontri nelle scuole, gli appuntamenti, gli eventi, il premio Nicali, il concorso Il Bello dello Sport, insomma un sito da navigare in modo diffuso per vivere l'entusiasmante percorso dei 20 anni di Stelle nello Sport in tutta la nostra Liguria. E noi ovviamente ci ritroviamo tra una settimana, come sempre, sul gruppo Primo Canale.